Thank you.
Su guacidimetal.it spero che siate belli carichi, spero che Mindless Maze dei Traveler dal omonimo album del 2019 vi abbia già gasato a sufficienza per questa puntata perché infatti riprendiamo esattamente dove abbiamo interrotto la settimana scorsa e quindi vi avevamo promesso una seconda tranche per quanto riguarda i migliori album degli ultimi anni e siamo qui proprio per raccontarvi questa seconda playlist con gli altri 10 brani che fanno parte della scelta che abbiamo fatto per queste due puntate. Traveler, band molto classica, insomma, avrete sentito i chiari rimandi alla New Wave British Heavy Metal, ma anche a certo heavy speed metal americano della prima metà degli anni 80, e un brano così come tutto l'album che funziona molto bene, trascinato da un solidissimo lavoro di chitarra, ma in particolare da un ritornello veramente fomentante, direi, e insomma, tutto l'album si tiene su questi livelli. Ci sono veramente ottimi pezzi per una quarantina abbondante di minuti, veramente di grande intensità. E se apprezzate il metal più classico, il metal che di concezione è più dannata, sicuramente i Traveler fanno al caso vostro, così come fanno al caso mio. Il secondo brano che vi propongo per quest'oggi è un brano che diciamo, porta avanti quella che è la discografia di una band molto 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 importante. Nella puntata precedente, vi ricorderete, abbiamo visto i Doomsday Kingdom, ultimo progetto parallelo di Leif Edling, bassista e principale compositore dei Candlemass. Qui oggi vi ripropongo invece un'uscita della band, diciamo, principale di Leif Edling e quindi un brano dei Candlemass. Candlemass che ormai 2 anni fa, era il 2019, hanno pubblicato The Door to Doom, il loro ultimo album finora, che vede il ritorno dietro al microfono di Johan Lankvist, che è il cantante di Epicus Dumicus Metallicus. Quindi dopo il primo album dell'86 torna dopo ben 33 anni il cantante del primissimo album dell'esordio discografico di Candlemass, e per quanto la voce sia piuttosto diversa rispetto a quella che ricordiamo essere la voce in Epicus Dumicus Metallicus, va detto che la performance vocale è ottima e che in generale il disco è davvero un ottimo disco. E anche qui si sente che si tratta di Leif Edling lontano un chilometro, le composizioni sono le sue, e in più abbiamo una chicca veramente clamorosa nella traccia Astorolus The Great Octopus. Infatti l'assolo è curato da niente poco di meno che il mastermind del metal tutto, Tony Iommi, che appunto si dona ai Candlemass per l'assolo di questa canzone. Ottimo pezzo, ma io vi faccio sentire un altro brano da questo album, il brano che chiude l'album e che è secondo me il migliore album del lotto, pur trattandosi di un lotto veramente di ottimi brani. Questa infatti è The Omega Circle. Last night, a vision, a prelude. Outside my body, I was free to do all things under the sun and everything I want. My head awakened clear for everybody to hear, like the brightest day. It fades away. Mm-hmm.
was it true? I saw a big machine in a velvet castle room. Inside the doom cloud, despised the cloak and dagger and the pentagram. I think I understand. Applausometro alle stelle anche per i Candlemass. Lee Fedling si conferma veramente un artista incapace di mandare a vuoto un colpo, ed anche in questo caso credo che abbia colpito veramente nel segno. E sicuramente, appunto, per quanto mi riguarda, perlomeno questa è la migliore canzone del disco, ma va detto che, insomma, già dall'iniziale Splendor Demon's Majesty, passando per Under the Ocean, la già citata Storolus, insomma, veramente una bella ballata, Bridge of the Blind, che vi consiglio, la canzone House of Doom, messa come singolo per diciamo pubblicizzare il disco. Insomma, si tratta veramente di un grande album di grande classe.
Quindi anche qui, come nel caso dei Doomsday Kingdom, un lavoro classico, ma nel senso di un lavoro che ha grande classe, di un lavoro che sicuramente fa trasparire la propria storia, ma con una capacità di rielaborare il genere, con una freschezza, con un'ispirazione, con un impatto assolutamente pazzesco, che rende i Candlemass personalmente una delle mie band preferite, ma insomma... Una band veramente, veramente clamorosa che anche diciamo nel ciclo artistico precedente aveva insomma pubblicato degli album pazzeschi. Devo dire che se andiamo indietro fino al 2009 con Death Magic Doom prendiamo veramente in considerazione un album ancora meglio di The Door to Doom, in realtà molto diverso, un album sia più vario che più dinamico, tendenzialmente un po' più epicheggiante, con l'ottima voce di Robert Loewe a fare da coronamento a un ottimo disco. Quindi veramente i Candlemass sono per ogni stagione, è una band che in qualsiasi parte della propria discografia è stata in grado di regalarci qualcosa di veramente degno di essere ascoltato e riascoltato, come nel caso anche dell'ultimo The Door to Doom. L'altra volta vi parlavo del testo di A Spoonful of Darkness dei Doomsday Kingdom e di quanto appunto completi dia qualcosa in più al brano, come spesso accade appunto in un pezzo Doom, e anche nel caso di The Omega Circle vale veramente la stessa cosa, insomma, la raffinatezza, l'eleganza, l'assoluta incapacità di essere banali pur trattando di tematiche, diciamo, già ben trattate in questo genere, quindi la magia nera, forme di occultismo, insomma, vi consiglio veramente non solo di ascoltare The Door to Doom, che è appunto un grande album, ma vi consiglio veramente di dare una letta approfondita anche ai testi perché appunto donano veramente, veramente più che qualcosa alla resa finale dei brani. E allora, continuando il nostro percorso, ci mettiamo alle spalle certe sonorità più dumeggianti, più riflessive, ma sicuramente non meno oscure. E andiamo ad incontrare una band piuttosto recente, nel senso che se i Candlemass sono una band storica e che ha alle spalle una storia direi molto importante, qui andiamo a recuperare una band invece sicuramente più recente e che vede il proprio album pubblicato nel 2017. Sto parlando dei Weatherfall, band che propone un heavy classico, ma in realtà per niente classico, nel quale ci sono strutture progressive, ci sono parti, lo sentirete anche piuttosto cattive e insomma un mood generale piuttosto pesante, oscuro, con tematiche piuttosto luttuose. E noi sentiremo un brano dal disco del 2018, Prelude to Sorrow, che finora devo dire è l'uscita che mi ha colpito di più di questa ottima band. È un album che è dedicato al batterista che appunto è venuto a mancare e insomma diciamo la carica di mestizia già presente nell'uscita precedente in questo album viene ulteriormente amplificata e per quanto l'episodio che ha colpito la band è sicuramente qualcosa che lascia fortemente il segno e ovviamente
completamente in negativo, va detto che per l'ascoltatore questo si è trasformato in una carica di ispirazione veramente, veramente notevole e niente, io vi lascio con, A Prelude, con da A Prelude to Sorrow, la canzone A Moment of Silence.
time has passed us by, so let's all bow our heads in mourning. The line is breaking, and time has passed us by, so let's all bow our heads in a moment. This is the hour, dark, empty, sober eyes, we'll watch us fall from grace in a moment. The line is breaking, and time has passed us by, so let's all bow our heads in a moment. This is the hour, dark, empty, sober eyes, we'll watch us fall from grace in a moment. Moment of silence. Pezzone che unisce una qualità tecnica dei singoli membri con una capacità di songwriting superiore in cui si riesce a far stare insieme un ritornello devastante obiettivamente e melodico con delle partiture addirittura in blast beat, parti molto pesanti e cattive con parti più riflessive, insomma, con una resa finale che è quella che avete potuto ammirare anche voi. E insomma, comunque la formazione è una formazione di grandi musicisti tutti quanti. Tra l'altro, così insomma, per fare un po' di cronaca, per chi non lo dovesse sapere, il cantante degli Weatherfall è nel frattempo diventato anche il cantante dei Sanctuary. Va detto, ecco, che in effetti, insomma, qualche riferimento al sound dei Nevermore si può sentire nei Weatherfall, ma sicuramente con un'impostazione un po' più classica per certi versi e in generale, insomma, con una grande personalità con un sound assolutamente peculiare e ormai ben riconoscibile sia per quanto riguardava il primo Nocturnes and Requiems, sia per quanto riguarda Prelude to Sorrow. Tra l'altro quest'anno esce il disco nuovo dei Weatherfall, per cui anche qui potremo approfittare per farvi porre il focus anche su questa band, che è una grande band, e appunto quest'anno ci sarà l'uscita del nuovo full length, quindi sicuramente una band da tenere sotto grande osservazione. E sicuramente la tecnica, sicuramente il songwriting, ma devo dire che anche per quanto riguarda l'evocazione di una certa atmosfera, insomma, quello che vi dicevo in introduzione, no? Avete sentito che l'atmosfera in generale è molto lugubre, è evidenziata certamente da un ritornello mesto, ma anche insomma da suoni delle chitarre ben studiati per suonare effettivamente cupi, per una pesantezza di fondo piuttosto sostenuta, e diciamo che le tematiche legate al lutto già presenti nell'album precedente qui veramente vengono ulteriormente enfatizzate, quindi veramente un disco che ha tutto e che non posso che consigliarvi di ascoltare, vista anche la quantità di pezzi veramente clamorosi che ci sono, anche piuttosto lunghi, perché se prendiamo We Are Nothing o Communion of the Wicked, sicuramente Shadows, Vintage, l'ottima Vintage, in cui ci sono degli assolazzi veramente devastanti,
intrecci di chitarre paurosi, quindi veramente una band molto variegata nel songwriting, insomma, con la classe che ha, non potrà deludervi se vi piacciono queste sonorità. Ma secondo me, anche se non siete degli amanti in modo particolare di questo tipo di sound, credo che i Witherfall possano assolutamente farvi cambiare idea un po' sulla idea che potreste avere su questo genere. Andiamo avanti, sempre mantenendoci su sonorità piuttosto oscure, ma in realtà ancora più scure, e che hanno a che fare non tanto con il lutto, ma con il caos, gli orrori cosmici, la battaglia tra l'uomo e la follia, e il disvelarsi di questa follia davanti agli occhi dell'uomo, nelle canzoni di una grande band death metal tedesca, death metal ma con certe infiltrazioni di black metal assolutamente congeniale alla riuscita complessiva del lavoro. Si tratta dei Sulfureon. L'altra volta vi avevo citato i Blood Incantation come band che appunto mi aveva fatto tornare ad ascoltare con molto piacere del nuovo death metal, e vi avevo detto che appunto c'era un'altra band che avremmo visto in questa puntata che ha avuto un po' lo stesso effetto, e devo dire che appunto i Sulfureon da questo punto di vista hanno avuto su di me un impatto devastante. I tre dischi li adoro tutti e tre. L'ultimo è del 2018, The Skite of the Cosmic Chaos, che amplifica le influenze black metal e dà veramente origine ad un sound assolutamente unico, terremotante, ma anche ammaliante, davvero un grande disco. Io vi faccio sentire però un pezzone dall'album precedente, l'album del 2015, che è Gateway to the Antisphere, un album sicuramente più monolitico, per certi versi più violento, di The Skite of the Cosmic Chaos, ma non meno scuro e non meno capace di evocare gli scenari Lovecraftiani, di cui si occupano in lungo e in largo i Sulfureon. In particolare devo dire che il brano che voglio farvi sentire, a me veramente mi fomenta da impazzire, un concentrato di violenza, di orrore cosmico evocato in forma musicale, in modo tra l'altro molto lucido, in modo tale da essere più devastante possibile. E quindi niente, questa è Devotion to the Cosmic Chaos. Slowly, but I love.
Devastanti credo che sia l'aggettivo più giusto per definire il sound dei Sulfureon, in particolare di questo disco del 2015, Gateway to the Entosphere, e quello che colpisce in un sound in cui si sentono insomma alcune influenze di certo death metal, magari legato un po' ai Behemoth prima che si rimbecillissero, o meglio, che si svegliassero dal rimbecillimento e capissero bene come sfruttare la notorietà che si erano creati. Quindi sicuramente quella zona, quella fase di produzione dei Behemoth, qualcosina dei Nile, qualcosina degli Hour of Penance, no? Insomma, un po' di questi riferimenti a un certo tipo di death metal più moderno, insomma, ci sono, ma interpretati con quella venetta di black metal, con una magniloquenza veramente incredibile che viene evocata da questi brani, insomma il sorgere di entità terribili, di entità che non possono essere fermate, di fronte alle quali insomma l'uomo è assolutamente impotente. Insomma, sono tutti scenari che dalla musica dei Sulfureon emergono in modo cristallino, veramente in modo veramente perfetto, con una capacità veramente, secondo me, di gasare l'ascoltatore con certi riffacci, certe partiture anche più, tra virgolette, atmosferiche, e anche insomma una prova vocale gutturale e potente a livelli veramente che non così spesso si vedono. Insomma, garantiscono una resa finale pazzesca a tutto questo disco e anche il disco successivo, che è tanto ottimo quanto riesce effettivamente a innovare il sound della band, a evolvere il sound della band senza snaturare i suoi intenti, no? Quindi veramente una band che, se non conoscete, vi consiglio nel modo più assoluto di andarvi a scoprire. Ascoltatevi tutto, il primo forse quello che mi piace un po' meno, ma comunque è devastante, quindi potete iniziare un po' da dove volete. Certo, se iniziate dal primo vedete proprio anche l'evoluzione della band e vi godete proprio anche il modo in cui la band cambia forma, no? Nel tempo, quindi veramente band super 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 consigliata. E andiamo avanti con un brano, anche qui rimaniamo su territori piuttosto oscuri, ed anzi diciamo che veramente gli ultimi tre brani sono stati, compreso quello che vi introduco ora, sono stati un'escalation proprio di oscurità e di estremismo. Infatti adesso vi caccio una cosa per me assolutamente clamorosa, ma se ero già entusiastico nei toni parlando degli altri gruppi, delle altre canzoni che ho presentato finora, diciamo che qui, diciamo, il mio livello di emotività si amplifica ulteriormente, perché vi presento quello che secondo me è il miglior progetto di quello che secondo me è il miglior artista black metal degli Stati Uniti, che è Nas Alchemet, che ha avuto e ha tuttora svariati progetti, Bestia Arcana, Nightbringer, Auratos, tutti veramente progetti ottimi in cui viene sperimentato del black metal, o comunque declinato in modi molto diversi da progetto a progetto. L'impronta di Nas Alchemet si sente, ma veramente è molto interessante andare a sentirsi tutto quello che ha fatto per vedere come declina il black metal in modi molto diversi, e con risultati sempre veramente devastanti. Devo dire che nel caso di Aklis, questo è il nome del
del progetto da cui traggo la canzone che vado ad introdurvi. E siamo veramente alla quadra del cerchio. Secondo me il progetto in cui Nassal Kamete riesce meglio a mettere a fuoco un po' tutto e anche ad inserire delle trovate di songwriting pazzesche. Vi dico subito che questo è un pezzo abbastanza lungo perché supera i 9 minuti, ma non solo è un trip cosmico nei vostri peggiori incubi, ma non potrete fare a meno di ascoltarlo con grande piacere perché questo è, per quanto mi riguarda, uno dei due migliori album black metal dal 2015 in poi. Chiaramente quando si fa questo tipo di asserzione è sempre opinabile, però devo dire che avendo ascoltato un tot di album black metal negli ultimi anni, devo dire che The Dreaming Guy di Aklis è effettivamente un candidato devastante. Ottimo, anche Melino è uscito l'anno scorso, ma effettivamente The Dreaming Guy ha qualcosa in più, ha una sua atmosfera in più, una capacità di intrappolare l'ascoltatore all'interno di un songwriting pazzesco, e quindi non posso far altro che farvi sentire da The Dreaming Guy di Aklis del 2015 la canzone che tra l'altro apre l'album, Breath and Levitation.
E come vedete, intanto con Aclis è cambiata anche l'atmosfera della nostra redazione. No, semplicemente si è caricata un minimo la lampada con cui faccio questa bella luce soffusa da soft porn anni 70. E quindi adesso finalmente sono riuscito ad avere abbastanza batteria in questa cacchio di lampada per riuscire ad arrivare alla fine della puntata. Ma ci cade a fagiolo perché, insomma, il pezzo di Aklis, per quanto mi riguarda, come tutto il resto dell'album, è qualcosa di... Lo avete sentito sono anche senza parole perché di questo disco ho parlato in lungo e in largo con tutti quelli che mi conoscono, che amano queste sonorità, e gli ho fatto una testa così, però adesso lo apprezzano tutti. Però effettivamente bestiale, nel senso che da una parte non è affatto un disco easy listening, cioè una proposta veramente estrema con delle velocità impegnative, dei suoni impegnativi, anche se in realtà non si tratta affatto di una produzione lo-fi, anzi. Ma sono dei suoni assolutamente perfetti all'assalto proposto da Nass Alkameth, e poi ha questa voce acutissima, un soprano in screaming che mi ricorda per certi versi il migliore Isan ai tempi degli Emperor, delle prime cose degli Emperor, direi fino a Anthems to the Waking at Dusk, compreso, ecco, anche se chiaramente la proposta delle due band è molto diversa. E niente, Aklis tira fuori questo disco che, come il pezzo che avete sentito, insomma, il disco si sta più o meno su quel livello di qualità, direi. È un viaggio nell'abisso, nell'oscurità. È un viaggio allucinato, ma insomma è incredibilmente coinvolgente, e tanto più incredibile che sia coinvolgente quanto più, insomma, si tratta di un disco anche molto violento, e mi rendo conto che se uno non piace o comunque non è abituatissimo ad ascoltare metal estremo e anche già black metal, che insomma già come genere alza abbastanza l'asticella della sopportazione necessaria, diventa magari un ascolto effettivamente complesso. Però, insomma, superata questa soglia, quello che resta è un disco pazzesco, inimitabile. Lo stesso Nass Alkameth, pur facendo un ottimo disco l'anno scorso con Melino, è sempre sotto il nome di Aklis, non riesce assolutamente a tenersi su un livello del genere. Adesso non voglio dilungarmi sull'analisi del songwriting, però insomma la progressione dei riff, l'avanzata demoniaca che proprio ti arriva addosso quando parte il riff che dovrebbe stare, insomma, sul ritornello più o meno, poi quello stacco arpeggiato incredibile che c'è nella seconda metà del brano. Insomma, vabbè, una roba incredibile. E questo, niente, per quanto mi riguarda, appunto, è il migliore, insieme a un altro di cui dopo parlerò, disco black metal degli ultimi 5-6 anni, insomma, dal 2015 in poi, credo che sia quello che mi piace di più, ecco. Bon, allora andiamo avanti. Adesso facciamo una capatina in Italia. Ancora, infatti, non ho tirato fuori nessuna, mi pare, no? No, ok, no, nessuna band italiana finora. Però qua era il caso di tirarne fuori una che ha fatto, insomma, un
un album di un certo livello, è il loro secondo album che segue Quiescence di 2 o 3 anni prima, adesso non ricordo esattamente di quanti anni è precedente, parlo degli Shores of Nile che nel 2017 danno alle stampe Black Drapes for Tomorrow, anche qui siamo su un'atmosfera piuttosto cupa, tematiche esistenziali, insomma, c'è dell'introspezione, c'è una voce devastante, devastante, un cantante pazzesco e un mix di influenze che, cioè, veramente è meglio del mix di spezie della canna mela, cioè una roba incredibile. C'è del black metal, del death metal, del doom metal, ma un ramo del doom metal a fine ai Paradise Lost, se vogliamo, quindi veramente c'è un mix di influenze molto particolare e grandemente ben congegnato. Shores of Null hanno fatto con questo disco, adesso non saprei fare una playlist così, una hit parade, una classifica dei migliori dischi italiani degli ultimi anni, proprio così su due piedi, però diciamo che è un ottimo candidato per le primissime posizioni, ecco, questo sicuramente. E siccome diventa difficile e anche impossibile restituire descrivendolo un sound così particolare, io vi faccio sentire immediatamente Donau. Oh, no.
cosa pazzesca degli Shores of Null, tanto in Quiescence quanto in Black Drapes for Tomorrow, è il fatto che si tratti di una proposta molto particolare a livello stilistico, che mette insieme tante cose, ma non essendo in realtà nessuna di queste, facendo in modo che si tratti proprio di uno stile che non si può confondere con quello di un'altra band. E il fatto di riuscire a mettere in piedi una formula capace di questo è già sicuramente notevole. In più, diciamo, l'altro pregio fondamentale è il fatto che è una canzone, ma come lo sono le altre di Black Drapes for Tomorrow, ma anche di Quiescence di qualche anno prima, che si fa apprezzare immediatamente. Una formula che si fa apprezzare immediatamente, nonostante la sua complessità, ti arriva immediato. E anche grazie ad una performance vocale semplicemente stratosferica, non solo tecnicamente, ma anche insomma la personalità del timbro, il modo ottimo in cui sono state composte le linee vocali, veramente sono elementi che. La voce qui è veramente un elemento che non è semplicemente di coronamento o di completamento del sound, ma è effettivamente qualcosa di centrale, di fondamentale, che riesce a fornire una personalità al tutto, non che gli servisse, però effettivamente permette al disco di rendere ancora meglio, ancora meglio. Poi il disco del 2020 è un disco, adesso non mi ricordo, mi ricordo neanche come si chiama, anche perché l'ho ascoltato sicuramente meno dei due precedenti, perché è un ascolto molto più ostico. Ah, giusto, ecco, Beyond the Shores, giusto. Sì, si tratta di un'unica canzone di quasi 40 minuti, questo è il discorso. Lo rende un ascolto molto interessante, ma anche molto impegnativo, e ho ancora bisogno di tempo per assimilarlo. Quindi, tanto diretto, per quanto in realtà non lo sia affatto, Black Trips for Tomorrow, quanto in realtà necessitante di vari ascolti, Beyond the Shores, che è un disco molto più complesso, anche all'ascolto sicuramente più impegnativo. Allora, andiamo avanti con finalmente una band thrash metal. In queste due playlist, come avete visto, ne ho messe poche, ma credo, perlomeno credo, veramente devastanti. E oggi vi caccio, avrete capito che insomma mi piace un po' spararla alta, del tipo dire sì, il miglior disco XY, il miglior album, eccetera, che poi sono tutte cose che vanno prese assolutamente con le pinze, perché poi magari sono qua, mi fomento io e dopo ci ripenso e dico no, vabbè, ok, si poteva andare un po' più cauti, eccetera, però sempre facile andare con i piedi di piombo, no? E ogni tanto spararla grossa ci può stare, soprattutto perché siamo qua a fomentarci a vicenda mettendo su brani metal, e quindi direi che ci sta. E quindi direi che questa è la migliore band thrash metal che non sia stata formata negli anni 80, e quindi la sparo abbastanza grossa. E sono i Vector, band americana veramente pazzesca, anche, vabbè, dopo hanno avuto un po' di cazzi anche loro di formazione, con insomma dei problemi abbastanza grossi, vabbè, vedremo cosa ne sarà di loro. Però, diciamo, già dal primo album, Black Future del 2008-2009, 2009, diciamo così, non mi ricordo, ma credo 2009. Già un album di thrash veramente furioso, debitore sicuramente ai Voivod per qualcosa, però
Però in realtà, insomma, c'è anche abbastanza farina del proprio sacco, pur non inventando a livello stilistico cose clamorosamente nuove, ovviamente. Però fatto con una personalità devastante e con brani che ti tengono tutto il tempo attento, un tasso tecnico già in Black Future abbastanza elevato e che permette, insomma, ai nostri di personalizzare ben bene la propria proposta, e poi questo trend di personalizzazione del sound va avanti con il secondo disco del 2010, mi pare, e poi finalmente con il disco di cui tratteremo ora, che è l'ultimo finora, Terminal Redux del 2016. Che diciamo è l'apice per quanto riguarda la progressione proprio della band, nel senso che è un disco praticamente progressive thrash, ecco. Io ho messo da questo album un pezzo, secondo me, dirompente, proprio che subito ti arriva e subito te lo gusti molto bene, già facendo vedere, insomma, di che pasta è fatta la band anche a livello di songwriting, ma senza tediare l'ascoltatore con brani molto lunghi, molto complessi, che magari vi andrete, che sono ottimi, sono veramente fantastici, lì si vede anche in realtà di cosa è veramente fatta la band, ma magari ecco, così in una veste radiofonica meglio un brano come quello che vado ad introdurvi, e poi magari vi andrete a sentire Terminal Redux, che è un disco anche bello corposo, bello lunghetto, insomma un'ora e un quarto di disco, insomma, ecco, bello, bello corposo. Io intanto vi faccio sentire da Terminal Redux del 2016, Ultimate Artificer. Shadows.
weather is respiring, so the cleansing begins. And no longer we crawl before we rise, many must fall. Veramente grandi i Vector, veramente non ho, cioè personalmente almeno per quanto riguarda il gusto, non ho dubbi a definirli la band che perlomeno mi piace di più, thrash, oltre a quelle veramente più classiche, nel senso che rispetto ai vari Evok, per dirne uno, insomma, o dei tanti gruppi anche onesti, che ci sono anche gli Evok onesti, per l'amor di Dio, che ci sono stati nella ondata di revival del thrash. Insomma, mi sembra che i Vector abbiano molta più personalità, abbiano il tentativo di dire qualcosa di nuovo e che metta anche, insomma, a disposizione effettivamente dei mezzi per dire quello che hanno intenzione di esprimere. Insomma, è chiaro che diciamo il thrash è quello, non è che si può inventare grandi cose, però nel loro caso, insomma, sfido chiunque a andare a farli confluire in un filone preciso all'interno del thrash o a rimandarli direttamente a band che si riferiscono a band del passato, anche fossero i Voivod. Cioè, se conoscete abbastanza i Voivod, vedete che in realtà, insomma, le proposte delle due band sono piuttosto differenti e quindi sicuramente c'è un riferimento ai Voivod presente nei Vector, ma mi pare che si possa tranquillamente dire che i Vector, rispetto ai Voivod, insomma, facciano qualcosa di abbastanza autonomo, ecco, e passando, insomma, partendo da Black Future, passando per Outer Isolation, arrivando fino a Terminal Redux, hanno sempre di più complicato la loro proposta, rendendola sempre meno immediata, però anche portandola a dei livelli di personalizzazione pazzeschi, perché se sentite i brani, soprattutto quelli più lunghi di Terminal Redux, sono dei trip cosmici in senso proprio letterale, che non possono essere, insomma, fatti ricondurre stilisticamente ai Voivod in tutto e per tutto, secondo me. Va bene, allora mettiamoci alle spalle i Vector, per quanto siano una grande band, ma andiamo ad introdurne una che è riuscita a produrre un disco altrettanto gasante rispetto a quello dei Vector. Si tratta di una band death metal svedese. E già qua so che abbiamo un pubblico che giustamente è appassionato di queste sonorità, però non è la classica band death metal svedese, perché incorpora tutta una serie di elementi black, e qua uno mi può dire, vabbè, ho capito, ma anche i Dissection, i Sacramentum, gli Unanimated, tra l'altro tutte grandissime band, cioè, ovviamente. Però qua si tratta di qualcosa di diverso, perché
Allora, sicuramente di base è death metal, ma viene infarcita insomma con delle influenze black, ma comunque non è assolutamente un tipo di sound accostabile, per esempio, a quello dei Sulfureon. Qui insomma siamo su qualcosa di meno tecnico rispetto ai Sulfureon, che ha meno midtempi devastanti in doppia cassa, ma che insomma ha un'attitudine forse più classicamente old school. Da questo punto di vista è abbastanza legato sotto questo particolare aspetto in modo abbastanza preponderante a quella che è la tradizione death metal svedese. Anche il suono delle chitarre cerca di ripercorrere insomma dei lavori che sono quelli dei primi anni 90 delle band svedesi. Però, come al solito, per quanto riguarda i brani che ho selezionato, si tratta di una band che ha grande personalità e che dà l'idea di tirare fuori qualcosa di cui non dico che si sentisse la necessità che ci fosse, ma che a posteriori, diciamo, non si direbbe che non ce n'era bisogno, anzi. E in questo caso, insomma, si tratta veramente di un album ottimo. La band sono i Musmau, scritto Musma HKU. E non ho idea, ho cercato anche un po' da cosa deriva questo nome, non ho trovato particolari informazioni. Il disco è molto bello, Reign of the Odious, tra l'altro l'ho recensito anche sul nostro portale da Dope, se non sbaglio, ed è veramente un grande disco perché è un death metal di concezione abbastanza old school, ma fatto in modo molto fresco, molto molto ispirato e capace di tenerti grandemente sulla corda. Classico, ma veramente veramente oscuro, e in certi momenti ha sempre questa tendenza a sforare in campo black metal in modo, non voglio dire impercettibile perché si sente, però in modo veramente morbido, senza dare l'idea di incollare pezzi da varie tradizioni. Quindi un grande disco dal quale vi faccio sentire un pezzo deflagrante, oserei dire, che è Slaughter of the Seraphim.
Gran complimenti da parte mia e spero anche da parte vostra per i Musmau, non, faccio fatica a capire come lo devo pronunciare, però gran disco Reign of the Odious, gran canzone Slaughter of the Seraphim e complimenti anche alla etichetta che li ha pubblicati, che è la Iron Bonehead, che ultimamente ha tirato fuori delle cose che mi hanno un po', non voglio dire che mi hanno fatto storcere il naso, ma non mi hanno colpito particolarmente. Invece devo dire che questo disco del 2019, uno dei miei preferiti, penso proprio nella pole del 2019, forse l'avevo messo secondo o terzo, ecco, quindi insomma molto in alto, e che apprezzo tuttora e lo ascolto molto volentieri tuttora. E veramente, insomma, è ben fatto, perché in realtà anche la produzione ti fa capire molto bene quello che sta succedendo, però comunque è una produzione abbastanza genuina, che ti fa un po' annusare quell'odore di scantinato, no? Che serve a farti entrare anche in una certa atmosfera, poi resa perfettamente dai riff, dalle parti vocali, insomma, anche una certa varietà all'interno del songwriting, nell'uso della batteria, qualche inserto orchestrale poco, minimale, dove serve per enfatizzare alcune partiture, è veramente fatto in modo ottimo. Allora, adesso arrivo a un album molto particolare, perché non è neanche propriamente un album metal. In realtà, all'interno c'è del metal, nel maelstrom di influenze che c'è in questo disco, ma non è propriamente un disco metal. Infatti adesso ve lo introduco un po', ma non voglio troppo descrivervelo stilisticamente, perché rischierei di essere inadeguato. Ed è un disco che mi è piaciuto talmente tanto, pur non essendo, insomma, un disco metal, che ho deciso di prenderlo. Ho preso un bel vinilozzo, e adesso ve lo faccio vedere per un motivo che adesso vi spiego. Ed è stampato dalla Flenser Records, un'etichetta americano-canadese, adesso non mi ricordo, magari europea, non lo so, non mi ricordo. La band è americana. E si chiamano Planning for Burial, Planning for Burial, di cui appunto ho preso questo bel vinile azzurro con questa bellissima copertina, con questo quartiere innevato, con i tetti innevati che si vede nella parte bassa del vinile, e la parte alta con il cielo candido, no? Classico dei giorni in cui nevica, no? Ed è una proposta piuttosto introspettiva, riflessiva, per certi versi intimista, ma anche lì, che ti fa perdere nei tuoi pensieri, che ti fa vagare. Ci sono parti molto pesanti, ci sono parti molto riflessive, parti più noise. È veramente un disco articolato, ricco di molti spunti, ma tutti ben congegnati al posto giusto per una resa veramente devastante. Allora, mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso, adesso vi mostro la questione. Intanto faccio danni pestando i cavi. Allora, praticamente compro questo disco e le poste me lo lanciano nell'aiuola. Me lo lanciano nell'aiuola, non lo trovavo, non lo trovavo, non lo trovavo, e il tracking mi diceva che era arrivato. Fatto sta che quando lo trovo ha preso pioggia. Ha preso pioggia, e nonostante il vinile fosse ancora imballato, ne è venuto fuori veramente devastato. Questo è, cioè, guardate quanto è, non so se riuscite a vedere quanto è piegato, ma è tutto bombato in avanti. E come, ecco, questa è la copertina stupenda. Peccato che sia completamente rigata dall'acqua che lo ha distrutto. E veramente, grazie alle poste,
Grazie alle poste, questo è l'inner sleeve con il disco azzurro, l'inner sleeve, tra l'altro anche quello distrutto dalla pioggia, per cui il disco, no, come vedete, non sta neanche dentro del tutto. E vabbè, ringraziamo le poste per avermi distrutto questo bel vinile, che tra l'altro suona abbastanza male, è stato masterizzato in modo pessimo, quindi oltre il danno, la beffa e dei rumori, essendo stato registrato in modo e prodotto in modo molto artigianale, ha un rumore di fondo molto ampio e se non lo masterizzi apposta dal digitale per il vinile, poi la puntina ti fa sentire tutto questo cazzo di rumore di fondo devastante che ne risulta poi un fruscio in certi punti anche abbastanza tedioso. Vabbè. Comunque il fatto è che il disco è veramente, veramente stupendo. E io vi faccio sentire un brano che non è magari particolarmente esemplificativo del sound, che in realtà sì, ma è un album molto vario, per cui andrebbe ascoltato bene per vedere la particolarità di come è costruito. Però è un brano sicuramente devastante, che mi piace molto e voglio per forza proporvelo, anche se non si tratta di un brano, in senso tecnico, di metal, ecco. Quindi da Below the House del 2017 di Planning for Burial, questa è Whiskey and Wine.
E questa era Whiskey and Wine dei Planning for Burial. Insomma, avrete notato che si tratta di una proposta quantomeno particolare, in cui convivono sicuramente elementi metal. Da una parte doom, al limite proprio del funeral doom per la lentezza e l'ossessività di certe partiture di chitarra, ma anche vicini a certi riferimenti più black metal, se prendiamo il tipo di suono delle chitarre, il tentativo di generare questa coltre molto fredda e tagliente di chitarre che generano questa atmosfera buia, ma soprattutto molto fredda, no? Direi gelida, infarcito poi da una voce molto risentita, insomma, carica veramente di risentimento, ricchissimo poi di dissonanze, di momenti puramente noise, e anche poi di parti ambient con anche degli xilofoni, insomma, una proposta molto composita, molto particolare, con arrangiamenti semplici, ma in realtà vi sarete accorti molto studiati. Vabbè, insomma, io ve l'ho proposto, mi rendo conto che è una proposta abbastanza divergente rispetto a tutto ciò che ho proposto finora, sia in queste ultime due puntate che anche nelle puntate precedenti. Ma siccome l'ho ritenuto un disco molto, molto buono, anzi direi di qualità veramente molto alta, ho pensato di proporvelo, e magari potrebbe essere, non lo so, se ho capito un po' i gusti di Cori, forse Cori potrebbe apprezzare questo approccio un po' divergente, diciamo, alla nostra materia. E vabbè, mi farà sapere, sono anche curioso di sentire il suo parere, sinceramente. E niente, è un disco comunque che mette al centro il tentativo di enfatizzare l'atmosfera, questa atmosfera veramente fredda che porta a distaccarti nell'ascolto dalla vita quotidiana e dalla miseria della vita quotidiana secondo quello che cercano di evocare, che cerca di evocare Planning for Burial. Si tratta infatti di una woman band, e devo dire che spesso lo utilizzo a scopo, diciamo così, terapeutico, cioè magari prima di andare a dormire lo metto su, no? Per cercare di far decantare la giornata, di prendere le distanze dalla giornata, e poi finisco per pensare: cazzo, ma che figa questa parte, minchia, ma questo album è fighissimo. Alla fine poi non mi perdo mai veramente nei miei pensieri, perché poi il disco mi sveglia, mi tiene attento su quello che sento, no? Va bene, allora, siamo giunti alla fine, quindi prima di salutarvi vi introduco all'ultimo brano. Vi avevo promesso che vi avrei parlato di un'altra band black metal che ritengo proprio tra le più papabili per il titolo di miglior disco black degli ultimi anni. Ovviamente il miglior disco black, secondo il sottoscritto, chiaramente non si può pretendere di universalizzare troppo. E quindi, insomma, se uno era The Dreaming Eye del 2015 di Aklis, l'altro è Beneath, Below, Behold del 2018, tra l'altro il mio disco preferito del 2018, dei tedeschi Antlers, che tra l'altro dopo pochi mesi dalla pubblicazione del disco in questione, si sono sciolti con i fiocchi, perché ci hanno lasciato un disco, a mio personale modo di vedere, pazzesco e congegnato in modo eccezionale, sia per quanto riguarda il songwriting, gli arrangiamenti, molto particolare perché si tratta di un atmospheric black metal che però non ricade all'interno di quelli che potrebbero essere, diciamo, i canoni più noti di questo sottogenere, diciamo. Il riferimento potrebbe essere, non so, a Darkspace, Evil Feast, insomma, gente di questo tipo qua.
Nel caso degli Antlers non si tratta di una proposta di questo tipo, è una proposta sicuramente più densa nel suono delle chitarre, con chitarre più cupe, più oscure, ma nonostante questo ammalianti, capaci insomma di far vibrare l'oscurità e comunque dare un'impressione comunque di brillantezza, no? Curato molto bene tutto il concept lirico, veramente molto bene, con un rimando continuo nei testi a riferimenti di carattere alchemico, per rendere testi incentrati sull'esistenzialismo, sull'intimismo, su riflessioni su di sé, sull'introspezione. Quindi ovviamente l'atmosfera è un'atmosfera per certi versi mesta, ma che riserva veramente delle sorprese, ti tiene sulla corda grazie a un songwriting veramente superiore, direi. E quindi niente, non mi resta che salutarvi. Mi auguro che questa seconda puntata dei migliori album degli ultimi anni, vi sia piaciuta. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo fra 2 settimane, fra 2 domeniche, per il nostro prossimo episodio radio. Io vi lascio con Teom, l'opener di Beneath, Below, Behold, ultimo album del 2018 degli Antlers.